Generazione Z hanno preparato un video dove mettere insieme Gianfranco e Gigi. Sarà Joslen a dire se il video è all'altezza. Considerate l'età di Christian, che ha quanti anni? 22. Io voglio sei vecchio. Voglio sottolineare una cosa al pubblico che mi piace sottolineare. 22. Questi ragazzi, oltre che a fare bella ma, lavorano, studiano e veramente hanno fatto un percorso in questi 8 mesi incredibile. Questo ragazzo qua, Christian, il prossimo anno, qualora scegliessimo di riportare alcune figure di questa prima edizione, non potrà esserci. Pensate, ci ha detto che non potrà esserci già qualche settimana fa perché continuerà gli studi. E durante questi mesi che cosa hai studiato? Allora, io studio chimica e tecnologie farmaceutiche e l'anno prossimo andrò in un laboratorio di ricerca a creare dei farmaci e purtroppo per un'incompatibilità di orari non potrò essere qui. Dice tantissimo di te, Christian. Noi ti auguriamo il meglio perché te lo meriti. E poi Cinzia Tabacco per la generazione Boomer. Vediamo entrambi i reel, entrambi i video su Sabbani e Funari. Vediamo. Gigi Sabbani e Gianfranco Funari sono accomunati dal talento, dall'originalità e dalla simpatia con cui sono entrati nelle nostre case. Il modo migliore per ricordarli non può essere altro che farvi vedere quello che hanno fatto. Per quanto riguarda Gigi Sabbani, è stato un ottimo conduttore e un ottimo imitatore. È singolare la sua imitazione di Gianni Morandi nel programma Stasera mi butto. Senti Natascio, io voglio dedicarti una canzone del mio ultimo LP che si chiama... Su Gianfranco Funari possiamo dire che è stato un ottimo conduttore e un anticipatore dei tempi, perché nel lontano 1987, nel programma Mezzogiorno è, ha fatto una sorta di confronto generazionale tra bambini e genitori, proprio come stiamo facendo noi adesso a Bella Ma. Invece di far venire i grandi abbiamo fatto venire i piccoli, però giochiamo anche con i grandi da casa, praticamente i genitori se da casa ne giochiamo insieme. Ah, poi Gianfranco Funari è stato anche imitato da Corrado Guzzanti, Carta grossa zone rogge, non lo sai quelle? Quelle? Amortate... No! Purtroppo non ho potuto conoscerli nel pieno della loro attività, ma sono due gentiluomini della TV italiana e non andrebbero mai dimenticati. Molto bene, Christian Cotiga, questo è il suo reel. Vediamo Joslen, quello della generazione Boomer, rappresentata oggi da Cinzia. Me se vede, dammi a uno, dammi a due, dai e dammela. Giornalista, opinionista, conduttore, televisivo, cabarettista, il giornalaio più famoso d'Italia, provocatorio e simpaticamente scurrile. Sul sepolcro ho smesso di fumare, manco da qui taccio. Imitatore, conduttore televisivo, cantante, attore cinematografico, ma la cosa che è sicuramente è stata la tua genialità, l'imitazione. La capacità di imitare facendo un solo gesto, senza necessità nemmeno di dire chissà cosa o vestire chissà che abiti. Mi piace pensarvi insieme lassù a mangiare un panino con la mortazza. Questi due rispettivi punti di vista della generazione Z e Boomer Joslen, quale video ti ha divertito o convinto di più? Allora, prima di tutto mi dovrò ancora una volta scusare con Cinzia, già l'altra volta mi sono scusato, perché il punteggio lo darò ai ragazzi. A Christian Cotiga, generazione Z, la classifica provvisoria. Restuccia in the sky, buon pomeriggio. Allora aggiorniamo la classifica, i primi 40 punti vanno a Christian della generazione Z, Cinzia dei Boomer per adesso a 0. Ma i nostri telespettatori e telespettatrici possono votare anche su Instagram. Esatto, potete andare sul profilo Instagram di Re2, nelle stories trovate un sondaggio, potete così votare il vostro concorrente preferito. Molto bene, Christian, domande. Allora, ciao Morena, Isabella e Joslen. Volevo chiedere a tutti e tre qual è la caratteristica televisiva. Scusa, Christian, potete proprio girarvi, Sì. Vi riprendono a 360 gradi, prego, Christian. Qual è la caratteristica televisiva di Sabbani e Funari che crediate debba essere ripresa nella TV odierna? La caratteristica televisiva, che quella che già ho detto poco fa a Pierluigi. Per quanto riguarda mio fratello, che era un imitatore, a me quello che piace e che piacerebbe che questi giovani che si stanno affacciando alla carriera di imitatori facessero gli imitatori senza posticci, senza trucchi, senza troppe parrucche, cose, con la loro voce. Questa è la cosa che mi piacerebbe vedere di più.
Morena? Per quanto riguarda Gianfranco, è un appello che faccio a tutti i conduttori. Vabbè, alcuni lo sanno già, sono dei vecchi volponi e hanno già, diciamo, assorbito questo insegnamento di Gianfranco. A quelli più giovani, di curare la gestione dell'imprevisto, nel senso che la televisione ha le sue regole, però è molto importante saper mettere anche qualche ingrediente all'improvviso, così un imprevisto, saper gestire l'imprevisto in modo da spiazzare sempre lo spettatore. E in questo Funari, Cristian, era veramente... Maestro, Cinzia, a te curiosità. È incredibile quanto guardare gli occhi di Isabella ricordi quelli del fratello, sono uguali, c'è una cosa. Grazie. È vero. E mi piace pensare a quello che fate ciascuna per rispettivamente loro due, perché è bello, è coraggioso e li fa onore, quindi noi siamo con voi, noi non li dimentichiamo. Grazie. A te che hai lavorato con entrambi, il ricordo più bello, a prescindere appunto dal primo momento che li hai incontrati, come dicevate prima con Pierluigi, ma il ricordo più bello che tu hai con ciascuno? Allora, con Funari, le sberle che mi dava a Cinecittà, c'era la sua Bentley che io ammiravo, facevamo il gioco dell'oca due studi più avanti e lui aveva la Bentley che era davanti. Quando mi incontrava lo faceva lui e Corrado, nel senso a giorni alterni, quando andavo a mensa, bam, per dirmi buongiorno, che era un modo così. Può darsi che una testa a schiaffi, che ne so, è una faccia da schiaffi, si dice così. E per quanto riguarda Savani, Gigi era Gigi mio. Perché? Perché in studio, durante il gioco dell'oca, che era un gioco in diretta di più di 2 ore e mezza, era complicato. E delle volte avevamo dei problemi, come per esempio cambiare il cavo di una telecamera in diretta, e la camera principale, mi ricordo ancora. Gigi non sapeva niente, vedeva un trambusto di camera che si spostavano, perché dalla regia dovevo fare in modo che il programma andasse avanti. E lì capì, grazie a un autore che era davanti a lui, che aveva un problema. Ha riempito 20 minuti di trasmissione prendendo in giro i ragazzi che erano intorno. La moglie del lanciatore di cortelli che aveva un piccolo strabismo e che faceva sempre la sexy. Insomma, sapeva essere libero di fare quello che voleva. E improvvisare, ovviamente. Grazie. C'è una commozione in studio che è visibile da parte di tutti noi. Joslen l'ha regalata in questo momento, perché guardate, per chi fa questo mestiere ricordare questi due personaggi è come rileggere un pezzo della nostra vita, no? Mi permetti una cosa, va bene, mi sono emozionato, ma mi sono emozionato su un altro fatto. Con Gigi abbiamo creato questo gioco dell'oca che doveva essere stasera mi butto, poi ci sono stati dei problemi per farlo al bandiera gialla e ci siamo ritrovati a Cinecittà al studio 15, 2000 metri quadrati, era complicatissimo. E l'abbiamo fatto, ma l'abbiamo fatto perché avevo un vero conduttore e avevo un'azienda che mi stava appoggiando. Purtroppo in questo periodo il gioco dell'oca in Sud America me l'hanno rubato praticamente e l'hanno reso una cosa da spazzatura. E questo è importante, quanto il presentatore ha questa qualità, quanto un'azienda ti sostiene nel tuo progetto, e tu sai di che cosa sto parlando. Molto bene. Quanto vieni derubato, tu fai, ma perché non posso riprendere Gigi mio e rifacciamo? Purtroppo. Proviamo.